sono io delle collegamenti che spiego quello che è successo, ma non essendoci altro. Immagini che arrivano da una piazza Sant'Agostino inondata dal sole, 36 i gradi all'ombra, una Modena che ancora mostra in parte le ferite del terremoto, se non in maniera evidente in città, per fortuna sicuramente nella provincia duramente colpita dal sisma dello scorso maggio, e quindi anche per questo un pensiero doveroso da parte di tutta la carovana del Giro d'Italia internazionale femminile. Benvenuti cari amici telespettatori, da Pier Giorgio Severini, accanto a me per il commento tecnico come di consueto Silvio Martinello. Queste immagini sono assicurate da ITA 78 Roma, l'esterna guidata dalla regista Francesca Portinari. Solito rito delle firme, vedete le atlete della Baiano, questa è la squadra, anzi lo squadrone del team Specialized Lulemon, con la Teutenberg, la Hoskink, la Hughes e soprattutto la Evelyn Stevens. Evelyn Stevens, la ricordiamo l'altro giorno, protagonista davvero di una grande impresa. Silvio Martinello. Andiamo ad ascoltare subito alcune delle protagoniste di oggi. Valentina Scandolara. Un terzo posto, secondo in volata comunque dietro Giorgia Bronzini, per me è stato un risultato grandissimo. E niente, oggi certo ci si riproverà, vediamo come andrà la gara, può darsi che qualche squadra decida di attaccare e vediamo, dai, all'arrivo si vedrà come andranno. Speriamo un'italiana vinca finalmente. Immagini della partenza con Giuseppe Rivolta, direttore di corsa, che dà lo start, un passaggio davanti all'Accademia. Vedete Marianne Vos fa bella mostra con la sua maglia rosa, la cannibale olandese è a 1,44 su Evelyn Stevens. Chiedo scusa, a 1,31 su Evelyn Stevens e 2,07 su Emma Pure. Silvio. Sì, buonasera anche da parte mia, gli amici telespettatori appassionati di ciclismo femminile. Sesta tappa da Modena a Salso Maggiore, una giornata anche oggi dedicata alle ruote veloci, sempre che le ruote veloci riescano a controllare la corsa. Ancora vivo il ricordo di ieri, quando Tiffany Crowell, con una autentica impresa, 105 km di fuga, ha dato scacco matto a tutte le avversarie, quindi inibendo le velleità delle varie velociste in gara. Questo il profilo planimetrico della tappa di oggi, appunto da Modena a Salso Maggiore. Inizialmente era previsto lo strappo di Tabiano nel finale, che avrebbe potuto creare qualche selezione e quindi premiare magari il tentativo di qualche coraggiosa, invece poi per motivi di viabilità è stato tolto. Quindi tappa pianeggiante, e quindi abbastanza semplice prevedere un arrivo allo sprint, sempre ribadisco che le squadre delle velociste in gara riescano a controllare la corsa. Sempre che riescano a controllare la corsa e soprattutto sempre che Marianne Vos plachi un po' la sua fame e la sua sete di vittorie, perché fino a questo punto la fuoriclasse olandese ha davvero lasciato solo le briciole al resto del gruppo, ha dimostrato di essere la numero uno su ogni tipo di terreno nella corsa contro il tempo, nelle due tappe con arrivo in salita, allo sprint. Davvero sembra imbattibile e soprattutto sembra in una condizione, nonostante arrivi a questo Giro d'Italia femminile dopo l'infortunio alla spalla datato non più di un mese fa, ripetiamo, nonostante appunto questo contrattempo, quindi una condizione non certo ottimale, ma
basta questo, basta e avanza questo per dominare il lungo e il largo questa 23esima edizione del Giro, Silvio. La concorrenza che comunque non manca, le migliori atlete del panorama internazionale sono al via a questa edizione del Giro Donne. Effettivamente lo strapotere di Marianne Vos in ogni terreno ha certamente inibito le velleità di molte atlete che a mio avviso già stanno lottando per un piazzamento di rincalzo alle spalle della fuoriclasse olandese, ma nelle corse in bicicletta e soprattutto nelle corse a tappe anche le fuoriclasse e anche i fuoriclasse, anche i grandi campioni e le grandi campionesse possono avere una giornata storta. Quindi ci sono dei team importanti al via che sono ben strutturati per cercare dal punto di vista tattico per appunto di creare le condizioni per cercare di creare e di mettere in difficoltà Marianne Vos. Staremo a vedere se nelle tappe di media montagna e nervose che attendono le atlete da domani fino a sabato con il gran finale a Bergamo avranno la fantasia, il coraggio e la forza di tentare qualcosa per creare dei problemi alla fuoriclasse olandese. Avete visto la portacolori Svetlana Pauliukaite della Forno d'Asolo con la vita, adesso Silvia Valsecchi impegnarsi nel tenere alto il ritmo, l'andatura di questa sesta tappa. Abbiamo detto frazione per ruote veloci, è possibile che la media sia ancora più alta di quella di ieri. Ieri addirittura 40.880 nell'impresa in solitaria della Tiffany Cromwell, 105 km, una sorta di cronometro infinita, ha chiuso, lo ripetiamo, con oltre 40 di media, davvero, considerando tutto anche le condizioni esterne, una grande, grande prestazione. E adesso, vedete, sono tutte quante lì pronte a dar battaglia con il dorsale 73, la Valentina Bastianelli, la marchigiana di Camerata Picena della Tepso Vaiano. Valentina Bastianelli che vediamo spesso animare la corsa, soprattutto nelle fasi iniziali. Quest'oggi non ha fatto mistero di puntare molto a questa tappa Giorgia Bronzini, la campionessa del mondo in carica. Ieri ha dovuto accontentarsi della seconda posizione, non ha avuto il coraggio di chiedere alle sue compagne di squadra di controllare la gara, o perlomeno lo ha fatto, ma quando ha visto che nessun altro team andava a dare una mano ha deciso di desistere. Io su questa scelta sono abbastanza scettico, intanto quando un velocista o una velocista in questo caso decide di arrivare allo sprint, intanto bisogna arrivarci, se nessuno vuole venirci a dare una mano ci andiamo da soli e poi andiamo a giocarci le nostre carte. Questa è un po' la scelta che anch'io spesso da corridore mi sono trovato a fare, nonostante ci fossero velocisti sulla carta più quotati di me. Quindi credo che l'errore di ieri della Bronzini, tra l'altro se n'era ammaricata lei stessa dopo l'arrivo, quest'oggi non lo commetterà e avrà la possibilità naturalmente di andare a sprintare, sperando naturalmente che possa cogliere il risultato pieno. E allora con queste immagini ci spostiamo a Formigine, siamo ancora nei chilometri iniziali, percorsi 13 km e 500 metri. In via Mazzacavallo il traguardo, l'unico traguardo volante di giornata, sono tutte lì, vedete, in gruppo. E adesso con le immagini ci spostiamo su questa atleta della nazionale olandese, si chiama Lavrissen, Adrie Lavrissen. Lo abbiamo già detto e ripetuto, la nazionale olandese ha una livrea praticamente simile a quella della Stichting, non fosse altro perché entrambe sono in maniera molto robusta sponsorizzate dalla Rabobank che alimenta non poco il ciclismo olandese sia maschile che femminile. Allora, il passaggio al traguardo volante di Formigine, intanto questa immagine della Moto 1 ci mostra Lucinda Brand della AA Drink andare a conquistare un minimo di vantaggio. La AA Drink è una formazione importante, a cominciare dalla sua capitana, la Emma Poole, titolare della maglia verde, l'inglese di Norwich che va molto molto bene in salita, ma che ovviamente ha
tutti i tratti caratteristici per difendersi bene anche sugli altri terreni, è un atleta di classifica, l'abbiamo vista anche lei spesso e volentieri doversi arrendere alla grande Marianne Vos. Silvio. Qui siamo ormai in vista di un passaggio importante, un traguardo volante, non perché in classifica ci siano particolari problemi per Marianne Vos, ma in questi traguardi volanti si assegnano secondi di abbuono, quindi 3 secondi alla prima atleta, 2 secondi alla seconda e 1 secondo alla terza. Staremo a vedere, si stanno impegnando il gruppo allungatissimo in questo sprint, staremo a vedere chi andrà appunto a sprintare per conquistare gli abbuoni in palio. Sì, davanti c'è la Shelly Holtz con la Monia Bakaile, dietro vediamo nelle prime posizioni anche la Emma Johansson. Ruote veloci anche in questo tratto protagoniste, ovviamente eccoli qua, questo era il passaggio, il traguardo volante, quindi Shelly Holtz, Monia Bakaile ed Emma Johansson. Non c'è stato sprint, le ragazze erano in fila e le prime 3 posizioni appunto sono state occupate da Holtz, Bakaile e Johansson. Shelly Holtz, la statunitense, seconda già a Terracina alle spalle di Marianne Vos nella prima tappa, Napoli-Terracina, tappa di apertura di questa edizione del Giro Donne, una delle ragazze più veloci del gruppo. Staremo a vedere se quest'oggi, in caso di arrivo alle sprint, avrà la capacità, la forza di prendersi la rivincita nei confronti di Marianne Vos e mettere la sua ruota davanti a tutte le altre. Non dimentichiamo la presenza anche di Ina Yoko Teutenberg, sinceramente un po' sottotono, finora non è riuscita a farsi vedere al di là del piazzamento, 4º posto a Terracina, non è riuscita finora appunto a dare un segnale tangibile della sua presenza come è riuscita a fare già in altre tante occasioni qui al Giro. L'abbiamo vista per un attimo davanti cercare di guadagnare un po' di spazio, questa è la Brennauer, la sua compagna di squadra, e oggi ovviamente anche per la Teutenberg c'è una chance importante. Lo dicevamo in apertura di trasmissione, questa tappa è stata accorciata dai 122 km originari ai 109 e 100 attuali, è stata soprattutto tolta la salitella finale che portava a Salso Maggiore utilizzando la circonvallazione esterna, quindi ancor più diventa una tappa per ruote veloci. Sì. Troppo fresca la memoria della giornata di ieri, vedete che c'è un grande controllo, la corsa è praticamente bloccata, ora ci prova anche la neocampionessa d'Italia Giada Borgato ad evadere dal gruppo, quindi a tentare di sorprendere la compagnia per anche lei cercare il suo momento di notorietà, questa giovane padovana, la prima vittoria nell'occasione del campionato italiano nella massima categoria, e ha colto, bisogna ammetterlo, una vittoria assolutamente di spessore. Comunque troppo chiusa, troppo bloccata la corsa per lasciare spazio ai tentativi, vedete che è troppo fresca, dicevo, la memoria della giornata di ieri quando le velociste non sono riuscite poi ad andare a sprintare. Qui altro lavoro per la Diadora Pastazzara con Alessandra De Torre in seconda posizione, hanno preso qualche metro di vantaggio. Con lei c'è anche la Cilvinaite a dar manforte in questa fase, eccola qua la Cilvinaite inquadrata in questo bel primo piano, la Inga, atleta lituana, Alessandra De Torre, dorsale 104, due atlete della formazione capitanata da Giorgia Bronzini, Diadora Pastazzara. A proposito della Bronzini, Silvio, in queste sue performance, secondo te quanto c'è di volontà dal punto di vista del raggiungimento del successo, di mettersi in mostra in questo Giro d'Italia femminile, e invece quanto in una ideale percentuale c'è di preparazione in vista della gara più importante, quella di Londra? Ma sai, siamo portati un po' a pensare, a ragionare sempre in chiave futura, ma come diceva il saggio Alfredo Martini con noi in telecronaca, nella tappa che fece arrivo a Montecatini Alto, il Giro d'Italia è la più grande manifestazione, il calendario annualmente
per quanto riguarda il ciclismo femminile è già di per sé un appuntamento importantissimo, e quindi credo che Giorgia Bronzini, come tutte le altre atlete in gara, cerchino naturalmente di cogliere da questa importante manifestazione i risultati alla loro portata. Quindi Giorgia Bronzini si sta impegnando, non ha colto la vittoria, cosa assolutamente complicata per tutte, anche per una campionessa come lei. È chiaro che tutto questo non la distoglie certamente da quello che è l'appuntamento olimpico. Pensate a Marianne Vos, è la favorita numero uno per, sia per la prova a cronometro sia per la prova su strada di Londra, però avete visto, abbiamo potuto ammirare che assolutamente non ha lasciato nulla a nessuno finora e si sta impegnando, perché tutto questo le servirà anche per raggiungere, se ancora ha dei margini, o per mantenere l'ottima condizione che ha già palesato finora. Quindi lo stesso discorso vale anche per Giorgia Bronzini, che naturalmente tenterà, ha tentato finora e continuerà a tentare di cogliere un risultato importante in questa che rimane una manifestazione importantissima, e allo stesso tempo cercherà di rifinire al meglio la sua condizione per l'appuntamento olimpico. Un'altra lituana in evidenza, Katarzyna Sosna della Vaiano Tepso, adesso avanza anche Emma Johansson, atleta importante della Svezia. Sono tutte lì, non c'è spazio per andarsene. La media, ancorché siamo nelle fasi iniziali di questa corsa, è già abbastanza stabilizzata, siamo intorno ai 42-43. Questa è l'atleta norvegese Nosvold, Lise Nosvold è ancora un primo piano per il dorsale 102 già da Borgado, neo campionessa d'Italia. All'attacco con la Gunevic in questo momento, qualche metro di vantaggio per loro, così da seguire con attenzione il comportamento della Diadora Pastazzara. Ieri le abbiamo criticate anche noi da questi microfoni, insomma, il fatto di avere la campionessa del mondo Giorgia Bronzini, una delle migliori velociste in squadra, avrebbero dovuto a mio avviso controllare la gara con maggiore attenzione per poi naturalmente mettere Giorgia nelle migliori condizioni per sprintare. Quest'oggi sono loro, l'abbiamo già viste molto spesso, a tentare di portare via una fuga, quindi questo è da capire se è una, così, una fase di insicurezza da parte di Giorgia Bronzini, o diciamo così una sorta di, vedi ancora l'attacco con il numero 103, un'altra componente, la Cilvinaitė, la lituana della Diadora Pastazzara, o se sia un modo da parte di Diana Zigliute, la direttrice sportiva del team, di motivare e di stimolare le proprie atlete a correre con una maggiore attenzione. Staremo a vedere nell'evolversi della corsa, col passare dei chilometri, a che tipo di soluzione porteranno questi attacchi che le atlete della Diadora Pastazzara stanno portando ormai fin dai primi chilometri. Davanti anche Shara Gilov, poi Marta Bastianelli, adesso vedete comincia leggermente a sfilacciarsi la testa del gruppo. Simona Frapporti va a fare da capofila, la portacolori della B-Pink, formazione di Noemi Cantele, e questa con il dorsale 126 è Valentina Scandolara, ieri ottima seconda alle spalle della Bronzini, ovviamente terza in classifica, seconda per quel che riguarda lo sprint, perché come abbiamo più volte ripetuto Tiffany Cromwell ha fatto gara a sé, ha dimostrato comunque di avere una discreta gamba, di star bene, e oggi c'è ancora terreno per le sue caratteristiche. E adesso vediamo questo gruppetto che si sta formando, ancora la Shelley Holtz lì davanti, vedete, chiede alle altre di darle manforte, ancora divise della Green Age, lo squadrone australiano, la Green Age con la Hausler e la Arn, finora non certo in grande spolvero. In compenso ci hanno pensato la Shara Gilov e soprattutto la Cromwell, come abbiamo già detto, a mettersi in mostra, in bellissima mostra. E questa è, vedete, la situazione che si è formata in testa alla corsa.
Allora, grazie anche all'aiuto della grafica, l'andiamo velocemente a riepilogare. La De Vogt e la Kitchen per la Rabobank, quindi la Voss mette due sue atlete a controllare questo tentativo di inizio fuga. Poi Shelley Holtz, Sharagilov e la Gunevic, Nostvold per l'Hitech Production, la Hall, la campionessa svizzera della Fare in Onda, quindi Marta Bastianelli e Zorzi, Cipollini, Giambenini, Cilvi Knight, Pastazzara, Diadora, Simona Fraporti, B-Pink, Valentina Scandolara e la Brennauer per il team Specialized Luleman. È strana la presenza di due atlete della Rabobank, la De Vogt e la Kitchen, che vediamo naturalmente nelle ultime due posizioni, non tireranno un metro. Credo che sia assolutamente casuale come casuale è nato questo tentativo. Stanno cercando di prendere il largo, chiaramente il fatto di avere a rimorchio due atlete della Rabobank non aiuta tutte le altre a dare il massimo in questo tentativo. Siamo a circa metà corsa, da notare la presenza anche di Shelley Holtz, la velocista statunitense, lei che appunto è una delle più veloci del lotto, entra in questo tentativo di fuga. Vuol dire che la condizione è buona, vuol dire che le motivazioni per oggi sono assolutamente importanti. Bello vedere anche Marta Bastianelli, colei che ci regalò una grandissima soddisfazione nel 2007 vincendo il titolo mondiale a Stoccarda, poi coinvolta in una strana storia di positività che l'ha tenuta lontana dalle corse per un po' di tempo, tornata con caparbietà naturalmente con l'obiettivo di riprendere il posto che le compete, lei che è stata campionessa del mondo nel circuito del ciclismo femminile, sta non con poca fatica naturalmente tentando di risalire la china, ed è importante segnalare la sua presenza in questo tentativo perché è una ragazza naturalmente che sta cercando di ritrovarsi, e il fatto di essere entrata in questo tentativo, di essere propositiva, di voler correre all'arrembaggio, sta a dimostrare che ha sicuramente il carattere e la condizione mentale per riuscirci non appena riuscirà a trovare anche la condizione fisica di un tempo. Tocca alla Brennauer tirare in questo momento, lo ricordiamo, un gruppetto al 30° chilometro. La corsa ci informa che ha raggiunto 35 secondi di vantaggio sul resto delle atlete in corsa. Andiamo velocemente a ribadire i nomi di queste attaccanti: De Vogt Kitchen, Stichkin Rabobank, Adrink Shelley Holtz, Green Age, Sharagilov e Gunevic, poi Nostvold per l'Hitech, Jennifer Hall per la Fare in Onda, Bastianelli e Zorzi, Cipollini, Giambenini, Cilvi Knight, Diadora Pastazzara, Fraporti, B-Pink, Valentina Scandolara, Michela Fannini Rox e Brennauer, team Specialized. Da segnalare la confortante presenza anche di Valentina Scandolara, la giovanissima veronese, classe 1990 della Michela Fannini Rox, componente anche lei del sestetto che aiutò Giorgia Bronzini a conquistare il titolo mondiale in quel di Copenaghen nello scorso mese di settembre. Quindi una ragazza che è riuscita, lei con un passato veramente stellare nelle categorie giovanili in tutte le specialità, tra l'altro è una sorta di Marianne Vos in miniatura, ciclocross, pista, strada, quindi una atleta polivalente nel senso proprio più ampio del termine, che anche lei sta cercando di ritagliarsi uno spazio importante in questa categoria, nella categoria maggiore, e piano piano ci sta anche riuscendo. Quindi una Valentina Scandolara ieri terza, come hai ricordato, al traguardo di Molinella, e quest'oggi potrebbe essere anche lei una bella sorpresa appunto in questa giornata dove si attende un arrivo allo sprint. Guarda dietro, Giorgia Bronzini non si vuole far sorprendere quest'oggi. Sì, c'è la Giada Borgato nelle prime posizioni del gruppo, accanto a lei vediamo sfilare anche la Silinite, ancora Diadora Pastazzara davanti, poi con il dorsale 25 la Van de Wilken della Lotto Belisol, altra formazione impegnata sia in campo maschile che femminile, formazione belga importante, e vedete la sede stradale molto ampia,
assolutamente pianeggiante, quindi una tappa che da questo punto di vista, dal punto di vista altimetrico, non presenta certamente alcuna difficoltà. Anche queste rotonde, questi rondò, vedete, sono molto molto ampi, non pericolosi, data appunto la sede stradale, data anche la consistenza del gruppo delle atlete che lo sta affrontando. Ci deve essere fatta sentire Diana Zigliute, il tecnico, il direttore tecnico della Diadora Pastazzara, dopo la tappa di ieri. Vedete che quest'oggi assolutamente non vogliono lasciarsi scappare l'occasione di far sprintare la campionessa del mondo Giorgia Bronzini, e sono loro in prima persona. Dopo aver tentato nelle fasi iniziali di portare via la fuga, non sono riuscite ad inserirsi nessuna delle atlete della Diadora Pastazzara e ora sono costrette a lavorare per ricucire lo spazio che si è formato, questi 30-35 secondi di ritardo nei confronti delle atlete inquadrate in questo momento che hanno preso il largo. Lo ricordiamo, il gruppo si sta assottigliando, sono partite in 103 stamane da Modena, mentre la situazione davanti nel gruppetto delle attaccanti, che adesso vi stiamo riproponendo con queste immagini, The Vodka Kitchen, Shelley Holtz, Shara Gillow, Lalise Gulnevic, poi Nostwald, Hall, Bastianelli, Marta Bastianelli, Zorzi, Cilvi Knight, Frapporti, Scandolara e Brennauer hanno a questo punto una ventina di secondi di margine sul resto del gruppo. Mi correggo, c'è la Cilvi Knight per quanto riguarda la Diadora Pastazzara nel gruppetto di testa, la lituana Cilvi Knight, Inga Cilvi Knight, che naturalmente non sta collaborando dietro la Diadora Pastazzara. Giorgia Brunzini, Diana Zigliute dall'Ammiraglia hanno messo le loro atlete davanti appunto per ricucire, e giustamente Inga Cilvi Knight si mantiene a ruota, quindi il peso di questo tentativo, di alimentare questo tentativo, è sulle spalle di 5-6 atlete, le vedete le 5-6 che sono in testa al gruppo a girare in doppia fila, tutte le altre stanno sulle ruote. Un tentativo di fuga che è comunque sotto controllo per quel che riguarda il gruppo, quindi la domanda a questo punto è questa. Silvio, la cannibale, la Marianne Vos, secondo te cercherà anche quest'oggi di mettere la sua ruota davanti a tutte quelle delle altre, visto anche che insomma questa forse potrebbe essere la tappa per poter lasciar vincere qualcuna? Ma conoscendo il suo carattere mi risulta difficile pensare che lei possa far vincere qualcuna. Certamente non si lascerà scappare l'opportunità di vincere un'altra tappa, e quindi lei, che è anche atleta veloce, molto veloce, sono certo che riuscirà ad andare a sprintare. Intanto con le immagini siamo passati a 15 km dall'arrivo e la situazione è cambiata, come possono vedere i nostri amici telespettatori. Gunevic sempre davanti, vediamo con il numero 85 la Van der Breggen della nazionale olandese, con il numero 4 sempre Lauren Kitchen invece della Rabobank, molto simili le maglie di questi due team, e poi c'è anche la nostra Noemi Cantele, la capitana della B-Pink. Quindi la situazione è cambiata, queste quattro atlete all'attacco con un margine abbastanza ridotto comunque nei riguardi del gruppo. E per ritornare a Marianne Vos, mi aspetto una Marianne Vos battagliera anche quest'oggi, naturalmente, anche se la sua situazione è assolutamente tranquilla per quanto riguarda la classifica generale. Sono appena 15 i secondi di vantaggio per Gunevic, Kitchen, Van der Breggen e Cantele. Il gruppo delle inseguitrici adesso ve lo mostriamo con la nostra Moto 2. Ormai sta per esaurirsi anche questo tentativo delle 4. Siamo in prossimità del chilometro 14, il gruppo finirà per risucchiare, perché ripeto, ormai sì, ci siamo, sono tutte quante lì, e quindi siamo pronti anche quest'oggi, a meno di clamorose sorprese, a gustarci uno sprint a ranghi compatti. Anche AA Drink, la squadra olandese di Shelley Holtz e di Emma Pooley davanti nell'andare a raggiungere le 4 che fino a qualche
minuto fa erano in avanscoperta, ancora maglie della Diadora Pastazzara, invece continua a controllare la corsa, inserendo, non tanto a controllare, ma inserendo compagni di squadra nei vari tentativi che si vanno a sviluppare. Questa è la tattica di Marianne Vosse, che evidentemente vuole far riposare il team, la squadra, riposare tra virgolette, perché tutte stanno pedalando naturalmente per coprire i 109 km in programma quest'oggi, ma per tenerle tranquille anche mentalmente in prospettiva e nell'attesa delle ultime tre giornate. Le ultime tre giornate di questa edizione del Giro Donne, che propongono percorsi non più pianeggianti ma assai nervosi, dove l'apporto della squadra sarà fondamentale. Quindi Marianne Vosse, che queste cose le conosce, e Jérôme Blay-Levens, il suo tecnico in ammiraglia, a cui certamente non manca l'esperienza, stanno cercando di gestire la squadra al meglio per cercare di supportare al meglio naturalmente Marianne Vosse nelle prossime tre giornate, allo stesso tempo consentirgli di conquistare questa edizione del Giro Donne e di rifinire la preparazione in vista di Londra 2012. Vediamo adesso la coda del gruppo e con queste immagini torniamo sulla Tagliaferro, maglie della A-Drink davanti, c'è un quartetto con 7-8 metri sul resto delle 103 che sono rimaste ancora in gara. Ormai ci stiamo approssimando agli ultimi 10 minuti, agli ultimi 10 chilometri di corsa, vedete, sono tutte lì, tutte attaccate, e a questo punto si stanno studiando, si stanno parlando davanti anche la Van Vleuten della Rabobank. Marianne Vosse comincia a far lavorare la sua squadra, questo è un segno, un segnale chiarissimo, Silvio, anche quest'oggi molto probabilmente la vedremo protagonista dello sprint di chiusura. Maglia gialla di Evelyn Stevens, maglia gialla di leader della classifica punti, la leader reale è la stessa Marianne Vosse, che indossando la maglia rosa chiaramente non può indossare anche quella a punti, che viene destinata alla seconda di questa speciale classifica. Abbiamo visto appunto la statunitense Evelyn Stevens nelle ultime posizioni del gruppo, così come Fabiana Luperini con la sua maglia azzurra di leader, prima atleta azzurra, prima atleta italiana in classifica generale, la Luperini che occupa la quarta posizione. Ora si è sviluppato questo altro tentativo, avete visto una decina di atlete hanno preso 100-150 metri di vantaggio, nel frattempo in coda c'è un incidente meccanico, non sono riuscito a riconoscere di chi si tratta, anche Judith Arndt, la campionessa di Germania, nelle ultime posizioni, tutte atlete di altissimo livello che stanno interpretando questa tappa in modo molto tranquillo, si mantengono nelle ultime posizioni, appunto vogliono impegnare le gambe e la mente soprattutto nelle ultime tre giornate, Judith Arndt, Evelyn Stevens, per cercare di mettere in difficoltà Marianne Vosse. Quest'oggi si stanno praticamente riposando. E allora si susseguono scatti e contoscatti per tenere alta l'andatura più che per cercare di far andare via un gruppettino, la media è oltre i 42 e adesso vedete queste fratture in testa alla corsa, dipendono appunto dal momento contingente, ma sono destinate a durare lo spazio di qualche secondo e nulla più, una fase di dolci saliscendi, ci stiamo avvicinando alla nota cittadina termale Salso Maggiore che ospita l'arrivo di questa sesta tappa partita da Modena stamane alle 12.30. Tanto per restare in tema di ciclismo femminile, si stanno disputando in Portogallo i campionati europei Under 23 e Juniores maschile e femminile, e la prima medaglia viene proprio dalle ragazze. Il terzetto dell'inseguimento a squadre Under 23 ha conquistato la medaglia di bronzo, quindi un bel risultato per le nostre ragazze in questa specialità che è diventata tra l'altro specialità olimpica, quindi anche nelle donne, negli uomini il quartetto, nelle donne il terzetto sulla distanza dei 3 km. Per gli uomini il quartetto sulla distanza di 4 km e arriva questa bella notizia appunto dal Portogallo, da Anadia in Portogallo appunto, dove le atlete azzurre hanno conquistato la medaglia di bronzo. E nel gruppo di vertice di questa sesta tappa abbiamo visto anche la maglia bianca di Elisa Longo Borghini, la
giovane atleta dell'Hitech Production, classe 1991, che ormai sta non solo mantenendo ma anche consolidando questo simbolo del primato nel parco giovanile. La Longo Borghini è atleta interessante, dal futuro davanti sicuramente importante. Adesso vedremo come riuscirà anche a gestire corse di un certo livello. Vediamo intanto tra le primissime posizioni semi nascosta adesso Giorgia Bronzini, che ovviamente si mantiene davanti. Anche lei oggi, lo abbiamo detto, farà questa volata, andrà alla caccia di un successo, cercherà in qualche modo, visto che arriviamo vicino a casa sua a Piacenza, di avere un ulteriore stimolo, un'ulteriore motivazione per agganciare finalmente il gradino più alto del podio. Se mi sembra giusto, ho parlato della medaglia, mi sembra giusto ricordare anche le componenti del terzetto italiano, che ha conquistato la finale terzo e quarto posto battendo la nazionale della Bielorussia, finale primo e secondo posto invece tra Russia e Belgio con la vittoria delle russe. Hanno partecipato alla finale, che ha regalato la medaglia a Giulia Donato, Maria Giulia Confallonieri e Chiara Vannucci. Invece nelle qualificazioni ha corso Elena Cecchini, poi sostituita nella finale da Giulia Donato. Quindi queste le ragazze che hanno regalato questa importante medaglia al ciclismo azzurro. Bella ed emblematica questa immagine, avete visto il primo piano che ci ritrae in fondo al gruppo, Evelyn Stevens e Emma Pooley. Evelyn Stevens e Emma Pooley non certamente interessate al risultato della tappa odierna, quindi si mantengono lontano da qualsiasi rischio potenziale, stanno lì tranquille, pedalano. Per loro conta solo arrivare al traguardo senza problemi. Nelle ultime posizioni anche la Fabiana Luperini, altra atleta monumento del nostro ciclismo, 5 giri d'Italia, lo ricordiamo per lei, 4 addirittura consecutivi, atleta che è tornata al ciclismo di vertice internazionale dopo la decisione di smettere di dedicarsi solo alle cicle turistiche, alle cicloturistiche, ma naturalmente il richiamo agonistico, Silvio, è stato più forte per lei e quindi l'abbiamo rivista in maniera molto piacevole protagonista sulle strade. Certamente è da sottolineare le performance di Fabiana Luperini. Mentre all'attacco ancora Valentina Bastianelli, siamo abituati a vederla soprattutto nelle fasi iniziali, quest'oggi anche nelle fasi finali la coriacea atleta marchigiana si lancia all'attacco. 104 le atlete partite questa mattina, ecco perché anche campionesse di spessore come Evelyn Stevens, come Fabiana Luperini, come Emma Pooley, che abbiamo visto nell'immagine precedente, si fidano nel rimanere in fondo al gruppo. Il gruppo è abbastanza assottigliato, appunto 104 le atlete che sono partite questa mattina da Modena, quindi si possono permettere anche di rimanere in fondo e correre qualche piccolo rischio anche di rimanere intruppate o ritardate in caso di cadute o di incidenti, ma comunque il gruppo non è foltissimo, quindi ecco perché si fidano appunto di rimanere nelle retrovie. Mentre davanti c'è chi come Valentina Bastianelli ci sta dando dentro nel tentativo, naturalmente finora andato a vuoto per tutte, di evadere e di sorprendere il gruppo, che però mantiene un'altissima velocità. Naturalmente le compagne di squadra delle atlete veloci stanno controllando la corsa. E allora abbiamo lasciato il territorio di Fidenza, siamo ormai, come ci informa Radio Corsa, ai meno 7, adesso c'è questo sottopassaggio molto veloce che le atlete stanno affrontando con il dorsale 104, ancora una portacolori della Diadora a Pasta Zara, si tratta Alessandra De Torre, eccola, adesso la vediamo inquadrata anche di spalle. Diadora Pasta Zara, la formazione di Giorgia Bronzini, quindi la campionessa del mondo sgancia un'altra sua compagna di squadra a controllare la corsa, sperando appunto che non ci siano sorprese in questo finale. Intravediamo anche i colori giallo fluo della Cipollini Giambenini, poi Team Specialized, Inea Yoko Teutenberg, che forse quest'oggi riuscirà a fare una volata importante.
sono tutte queste le atlete che attendiamo sul traguardo. Sì. Rettilineo d'arrivo che quando siamo arrivati qui a Salso Maggiore abbiamo potuto vedere e che è in leggera pendenza, quindi la strada in leggera pendenza e che quindi dovrà richiama la massima attenzione le velociste, perché partire troppo lontano potrebbe essere fatale, perché mai come in queste occasioni le volate si vincono proprio negli ultimi metri. Quindi sarà importante non sbagliare i tempi, partire al momento giusto, cercare di fare bene i conti con la gamba che ci si ritrova e quindi non voler strafare, perché potrebbe essere appunto fatale a causa del rettilineo d'arrivo in leggera pendenza. Rabobank Stitch King con la De Vogt, la Kitchen, la Van Passen davanti a controllare la situazione. Adesso ancora un tentativo di scatto firmato Cipollini, Gian Benini, sempre Marta Bastianelli, va a chiudere in questa fase. Sembra Elena Berlato colei che della Fassa Bortolo. No, è la Fiori, la Jennifer Fiori. E questa con il dorsale 92 la Marta Bastianelli. Ma il gruppo è lì che fa buona guardia. Vediamo, intravediamo anche la maglia rosa della Voss. La Becker, la passistona della Specialized Lululemon. È vero che lasci un po' fare in questo, che potrebbe lasciar fare in questo momento, visto che ancora mancano 6 chilometri, però preferisce sempre tenere tutto sotto controllo in prima persona. Marianne Vos, naturalmente non in questi momenti della corsa non delega a nessuno, sta lì. Vediamo anche altre sue compagne, la Van Vleuten, poi della Fare in Onda, la Jennifer Hold, al centro gruppo, la Voss è davanti, intorno alla 15ª-18ª posizione. E allora eccole, tutte ormai pronte per andare a conquistare la posizione migliore in vista dello sprint finale qua sul rettilineo di Via Matteotti. Mentre Charlotte Becker continua nel suo tentativo, la forte passista tedesca del team Specialized Lululemon continua nel suo tentativo cercando di sorprendere come sanno fare le finisher il gruppo, ma nulla da fare, raggiunta anche lei. Giada Borgato si riporta nelle prime posizioni, sarà probabilmente la giovanissima padovana neocampionessa d'Italia a lanciare lo sprint di Giorgia Bronzini, mentre nel frattempo si è creata questa frattura. Un 7 atlete nelle prime posizioni, Giada Borgato, Marta Bastianelli, sono lì Charlotte Becker anche lì nelle stanno prime tirando posizioni. Questo gruppetto, ma vedete dietro hanno già chiuso, quindi neppure quei 10-15 metri che erano riuscite a guadagnare. Gruppo compatto ancora. Anche la B-Pink, vediamo adesso davanti. Sempre Charlotte Becker, si porta nelle prime posizioni, sta lavorando naturalmente per Ina Yoko Teutenberg, la fortissima velocista connazionale della Becker, compagna di squadra. Ci stiamo avvicinando velocemente a Salso Maggiore Terme, scorgono già all'orizzonte l'arco che segnala meno 3 km all'arrivo. Meno 3 chilometri, gruppo compatto davanti, sempre la maglia tricolore della Borgato. Adesso stanno però risalendo, vedete, tutte le migliori. E arriva immancabile anche Sua Maestà Marianne Vos. Eccola qua, inquadrata prontamente dalla nostra Moto 1. E questo è il segnale definitivo, se ne avessimo avuto ancora bisogno, che anche quest'oggi Marianne Vos farà la volata. E quando decide di fare la volata, ovviamente la farà per vincere. La fuoriclasse olandese è piazzata lì nella migliore situazione possibile, vedete circa le traiettorie meno pericolose, meno affollate, siamo, lo abbiamo detto, intorno ai 43 di media, si sta viaggiando a velocità sostenuta, siamo ormai prossimi agli ultimi 2000 metri.
Non c'è una grandissima velocità per ora, Pier Giorgio, non c'è nessuna squadra che abbia preso in mano la situazione nel lanciare lo sprint, c'è molta incertezza, vedi il gruppo appallato, aperto, occupa tutta la sede stradale. Da segnalare, Shilly Holtz si è fatta portare davanti da Emma Pulli, la sua capitana, non appena è passata a fianco a Marianne Vos, ha rallentato e si è messa nella ruota, sulla ruota della campionessa olandese. Sarà probabilmente quella, la ruota di Marianne Vos, è quella più ricercata dalle altre velociste che, conoscendone naturalmente le qualità, cercheranno di lottare per conquistare la ruota della fuoriclasse olandese. Ruota della fuoriclasse olandese che si scorge lì invece la piccoletta Shilly Holtz, velocista statunitense, ha già conquistato per ora, ma mancano più di 2 chilometri all'arrivo, quindi c'è ancora spazio anche per la nostra Giorgia Bronzini, per Ina Yoko Teutenberg. Saranno tutte vicine le grandi favorite, anche Monia Baccail, che dovrebbe anche lei lanciarsi in questo sprint approfittando appunto dell'occasione per poter mettere in mostra il suo spunto veloce. A chiudere il gruppo atlete della Lotto Belisol, De Groot e Olivier, ma intanto torniamo davanti, cominciamo a concentrarci per questo sprint. Sta risalendo la maglia rosa della Vos, tirata dalla De Vogt, pilotata nella migliore posizione traiettoria possibile. Ormai siamo quasi prossimi all'arco dell'ultimo chilometro, stanno, vedete, occupando l'intera sede stradale, stanno per arrivare, sono in via Gramsci, fra un po' entreranno in via Matteotti e lì cominceremo a vedere lo sprint. Davanti anche la Van Vleuten, la campionessa olandese. C'è stata una frattura nel gruppo, una trentina di atlete, poi vedete c'è uno spazio di 80-100 metri mentre transitano sotto l'arco degli ultimi 1000 metri. Sembra la squadra di appunto Ina Yoko Teutenberg, il team Specialized Lululemon, a prendere in mano, che ha la possibilità, la forza di prendere in mano la situazione. Marianne Vos con la sua maglia rosa si è sistemata in questo in momento posizione, in terza posizione. Terza, sì. Adesso. Attenzione, vedete, sono tutte quante lì. Marianne Vos sta ancora risalendo. Vedremo che tipo di sprint deciderà di attuare. Judy Tann la ruota di Marianne Vos. Judy Tann è lì, vedremo se deciderà di partire lunga oppure se andrà a piazzare lo spunto ai 150-200 metri. Si mantiene in seconda posizione per il momento la maglia rosa Marianne Vos, davanti anche nelle prime posizioni la Monia Baccail, poi Judy Tann. Ecco Giuseppe Rivolta, il direttore di corsa, siamo ormai ai 350 metri, continuiamo a vedere la livrea rosa dei Marianne Vos. Marianne Vos, poi Shelly Holtz alle sue spalle. Adesso Marianne Vos prende decisamente l'iniziativa. Marianne Vos in avanti, sta rimanendo Shelly Holtz. Marianne Vos, Shelly Holtz al centro della strada, Giorgia Bronzini, Shelly Holtz, Marianne Vos riesce a superare Shelly Holtz, Marianne Vos, e poi la precede allo sprint a braccia alzate Shelly Holtz su Marianne Vos, Giorgia Bronzini, Monia Baccail, Judy Tann al quinto posto, Emma Johansson, Adri Visser, Elena Amalia Suca all'ottavo posto, poi nona e decima la Taylor e la Rochelle Gilmore. Ha tentato di partire lunga Marianne Vos ed è stata punita. Anche lei, grande campionessa, ha dovuto arrendersi allo spunto veloce di Shilly Holtz, che l'ha battuta nettamente. Si è rialzata poi gli ultimi 20 metri Marianne Vos quando ha visto che non riusciva, che non sarebbe più stata in grado di vincere. Vedete Giorgia Bronzini sulla destra, a fianco, a fianco in questo momento Emma Johansson e poi Judy Tarda, partita purtroppo la campionessa del mondo troppo indietro. Quindi solo terza, solo la terza piazza per lei, sicuramente non ha saputo prendere la posizione migliore, si deve accontentare dell'ennesimo piazzamento. Silvio, proviamo a mettere una provocazione, secondo te è partita davvero troppo presto la Marianne Vos, oppure vediamo che guarda ripetutamente Shelly Holtz, potrebbe come tutti i grandi, come fece Contador lo scorso anno con Paolo Tiralongo, aver lasciato questa vittoria? No, secondo me mi sembra una provocazione che solo i giornalisti possono fare, scusami, conoscendola credo proprio di no. Ha sbagliato a partire troppo lunga con una ragazza in forma.
forma e molto veloce come la Scilly Holz, che in questo le momento le acque vanno sempre mosse, dai, se sì, no diventa tutto troppo assolutamente piatto. La mia era chiaramente una battuta. Ha vinto una grandissima atleta che è riuscita a togliersi la soddisfazione di battere Marian Voss. E andiamo ad ascoltare Giorgia Bronzini. No, non penso proprio. Scilly Holz ha dimostrato veramente in questo giro di avere una condizione ottimale, è così forte, non l'abbiamo mai vista andare, quindi è una new entry tra le grandi. I miei complimenti a lei, è stata una gara comunque combattuta fin dall'inizio, ho dovuto impegnare la mia squadra nei primi chilometri di gara perché c'era via una fuga che non mi stava bene pur avendo una compagna dentro, volevo arrivare a giocarmi la gara allo sprint, poi è stata una gara piena d'attacchi e quindi insomma l'abbiamo un po' subita come gara, come squadra. Nel finale ho cercato di dare meglio di me. Purtroppo le gambe insomma erano quelle che erano, avendo fatto una gara comunque all'attacco e piena di provare ad andare in fuga e provare un po' la gamba. È stata comunque una gara che ha reso bene chiara l'idea, la condizione di ognuna di noi. E adesso stuzzichiamo Marian Voss, sentiamo cosa ci dice. No, it was really a hard uphill finish and I was a little early in front and when I went I already knew it was too far, but yeah, I had no choice, and I went to the finish, and only one came by, it was only Shelly Holtz, and was pretty happy with still a second place, and also for the general, it was good, pink, and some seconds extra for the next coming days. No, assolutamente non l'ho fatta vincere, sono partita solo troppo presto e Shelly è stata brava a saltarmi. Sono comunque contenta di aver portato la maglia rosa lì davanti e di aver fatto i miei podi a buoni per la generale, importante. Consolida la posizione in classifica la fuoriclasse olandese, adesso 1.44 è il vantaggio su Evelyn Stevens, al terzo posto Emma Pule 2.20, sempre quarta Fabiana Luperini, prima dell'italiana 2.57. Silvio, appuntamento a domani per una tappa nervosa e molto interessante. È tutto, linea alla rete.